Quindi buona giornata a tutti e ben trovati. Grazie per coloro che hanno deciso di collegarsi con noi in questa interessante serie di appuntamenti che andremo comunque a raccontarvi anche in seguito. Questo è un primo di una serie di appuntamenti che Fondazione Cogeme ha ritenuto opportuno organizzare sulle tematiche molto importanti. Innanzitutto vado con le presentazioni del sottoscritto, anche per una questione di educazione. Sono Luca Riva, modererò questi incontri, rappresento un'emittente radiofonica che è Radio Bruno e mi rendo sempre disponibile per il territorio della provincia di Brescia ed in particolar modo per la Franciacorta, che ho imparato a conoscere, ad apprezzare, devo essere sincero, non sono franciacortino, anche un pochettino ad amare, e proprio in questi mesi con un progetto specifico di comunicazione che la mia radio ha ritenuto opportuno avviare. Non voglio raccontarvi quello, ma voglio raccontarvi sostanzialmente un po' le emozioni che mi ha regalato la Franciacorta. Non sono più giovanissimo, ormai ho superato i 40 da un po' di tempo, ma non conoscevo così bene la Franciacorta. Partirei proprio da questo aspetto, non da franciacortino ma da bresciano, abito a 20 chilometri, mi ha affascinato realizzare un percorso che ancora oggi sostanzialmente vado a fare di conoscenza verso una terra che fortunatamente ha avuto il prestigio di essere rappresentata per tanto tempo dal vino, dalle cantine, dai vigneti, ma oltre a quello abbiamo un'espressione, mi permetterete di dire, che è davvero tanta roba. E alle mie spalle abbiamo la rappresentazione di quanto la Franciacorta possa offrire in termini sì di cibo, ma anche in termini di cultura, di arte e di popolazione. È bello che oggi ci troviamo, grazie a Fondazione Cogeme, a poter avviare un ulteriore passaggio, un ulteriore percorso di conoscenza della Franciacorta che possa interessare coloro che vi lavorano, la governano a livello politico e amministrativo, ma che possono in qualche modo interessare poi i bresciani medesimi a poterla frequentare, a poterla vivere, a poterla poi divulgare anche verso coloro che a Brescia non ci stanno e non vi sono, perché poi l'obiettivo sostanzialmente è questo. Partiamo subito con la presentazione di coloro che andranno a raccontarci delle emozioni vissute, ma anche dei progetti che stanno costruendo per fare in modo che appunto la Franciacorta possa ottenere ulteriore riscontro rispetto a quello che già è stato ottenuto in passato. E quindi vado a salutare subito il sindaco di Rovato, Tiziano Alessandro Belotti, che ringrazio per essere collegato con noi. Benvenuto sindaco. Buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a lei per essere qui con noi. Un primo veloce richiamo lo lanciamo e lo diamo anche a Vittorio Moretti, presidente della Fondazione Vittorio e Mariella Monetti. Moretti, benvenuto anche lei. Grazie, sono molto lieto di poter partecipare a questa situazione. E a questo punto è un piacere avere sempre con noi, è un piacere ascoltarlo, ma sarà così sicuramente anche per gli altri relatori, con Gabriele Archetti, presidente della Fondazione Cogeme. Presidente, ben trovato. Grazie, grazie dottor Riva per la gentilezza con cui mi ha apostrofato. Sono contento di questa iniziativa, soprattutto perché ci sono tante realtà diverse, dalla comunicazione radio, eccetera, alla comunicazione giornalistica, alle presenze importanti di un territorio, sia quelle istituzionali che quelle culturali. Mi sembra che sia una bella iniziativa e un aperitivo degno dell'attività che da tanto tempo viene fatta in Franciacorta. Grazie Presidente, poi ci ritorniamo su questi concetti che condivido pienamente. Andiamo a salutare e a ringraziare per la cortesia la professoressa Claudia Sorlini, vicepresidente della Fondazione Cariplo. Professoressa, ben trovata. Grazie, grazie mille. Sono io che ringrazio Cogeme per avermi invitato a discutere di un tesoro così importante come questo del Monte Orfano. E oggi sarà un piacere. Grazie, poi l'ascolteremo con grande piacere. Andiamo a salutare e a ringraziare anche il direttore della rivista AB, Atlante Bresciano, una realtà meravigliosa, e quindi andiamo a salutare Nicola Rocchi, che interverrà in seguito a conclusione del nostro percorso, proprio perché Atlante Bresciano ha dedicato delle pagine, ha dedicato un lavoro immenso, tra altre cose in edicola proprio in queste ore, e quindi cercherai di stimolarci ad andare in edicola e poter scoprire la Franciacorta così come in precedenza non era stato fatto, giusto?
Sì, grazie mille. È un lavoro fatto in collaborazione con Fondazione Cogeme, che ringrazio fin dall'inizio sia per l'aiuto sia per l'invito di oggi. Un caro saluto lo diamo ad una persona che fa l'amministratore, fa il sindaco, è il sindaco di Passirano, ma è anche presidente di una realtà che si sta mobilitando, si sta organizzando, sta cercando di fare molto per la Franciacorta. Sto parlando di Francesco Pasini, sindaco appunto di Passirano, ma anche e soprattutto presidente di Terre della Franciacorta. Quindi presidente, ben trovato, sarà un piacere con lei fare una lettura più generale di un territorio davvero meraviglioso che appunto racconteremo quest'oggi. Grazie, buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per questo invito a questo incontro interessante. Per onore di cronaca dobbiamo subito citare che avrebbe dovuto esserci con noi, ma naturalmente capite bene che gli amministratori hanno spesso tante cose da fare e ci sono anche delle difficoltà che possono sopraggiungere, quindi chi avrà letto che tra i relatori c'era anche Guido Guidesi, assessore allo sviluppo economico della Regione Lombardia, oggi purtroppo previo un'urgenza non è potuto essere con noi in collegamento, auguriamoci che possa comunque recuperare presto e ci interessa naturalmente che Regione Lombardia possa continuare la propria vicinanza al territorio bresciano e in particolar modo i progetti che andremo a raccontare sulla Franciacorta quest'oggi. Bando alle ciance, quelle mie, ma andiamo invece subito all'osso, a quello che ci interessa maggiormente. Facevo riferimento prima a questa bellissima slide, a questa bellissima immagine. Ammetto la mia ignoranza di come ho scoperto, e grazie, devo essere sincero, al professor Archetti dell'Annunciata di Rovato, l'ho scoperta proprio grazie a lui, mi ha portato, io come ripeto oltre 40 anni non ho mai visto e penso che tanti bresciani non conoscano determinati luoghi, dovremo chiaramente incentivarli a poterlo fare, a poterli apprezzare, a poterli vivere in maniera poi responsabile e intelligente chiaramente. Probabilmente non sono l'unico, ce ne sono tanti che invece la conoscono bene, in questo percorso di conoscenza della bellezza di un comune come Rovato, diciamo che uno dei temi forti che ovviamente l'amministrazione guidata da Tiziano Alessandro Belotti vuole porre nei riguardi di questa meravigliosa struttura storica, ma anche e soprattutto di fronte a tante cose belle che comunque a Rovato e in Franciacorta possiamo trovare. Nello specifico ci legheremo non solo all'Annunciata ma anche al Montorfano, ma intanto vorrei che appunto ponesse su queste tematiche che ho lanciato un primo discorso il nostro sindaco di Rovato. Prego. Penso che alcune tematiche me le sono perse perché naturalmente è entrato qualcuno a chiedere informazioni al sottoscritto, ma penso di aver colto comunque l'essenza del tuo intervento, della tua premessa. Io intanto non sopporto, ho esaurito la pazienza, non voglio più fare incontri davanti al computer, mi piacerebbe farli ritornare a farli di persona, anche perché gli incontri sulla Franciacorta normalmente il dottor Moretti lo sa bene, terminano sempre con un momento conviviale molto piacevole, però me ne faccio una ragione e a questo punto continuiamo a guardare sto benedetto video. Io ringrazio molto Fondazione Cogeme, nello specifico il professor Archetti, perché sta facendo veramente tanto per far conoscere, per farci conoscere, perché a volte ignoriamo anche noi la nostra storia, i luoghi in cui abitiamo. In genere chi li abita fa fatica a capirne la preziosità e le caratteristiche dei luoghi che normalmente frequenta, perché fa fatica a notarli e a vederli. Però io lo dico da sempre, non perché sono nato a Rovato e perché abito a Rovato e perché amministro Rovato, ma Rovato, come tutta la Franciacorta, ha una stratificazione di cultura e di storia e di architettura e anche delle emergenze dal punto di vista ambientale, il Montorfano e le colline moreniche sono lì che parlano, che sono impressionanti, nel senso che noi non siamo una città, non siamo né la magnifica città di Brescia né la gloriosa città di Bergamo, eppure qua in questo piccolo luogo, che poi tanto piccolo non è, perché in realtà la Franciacorta con i 18 comuni classici piuttosto che con i 21, con i 22 del PTRA,
sono 150.000 o 180.000 abitanti, quindi in realtà siamo più grandi come popolazione rispetto alla città di, alla stessa città di Bergamo. Però qui, in questa zona di campagna fondamentalmente, in questa zona di, come dire, di piccoli comuni, Rovato è il più grande e non arriva a 20.000 abitanti, si sono concentrate tutta una serie di eventi storici che hanno portato alla realizzazione prima delle pievi, poi dei castelli, delle mura venete, delle mura viscontee venete, di ville importanti e poi di centri storici che hanno, come dire, delle caratteristiche storiche che sono impressionanti. Io sono qui nel Palazzo Municipale di Rovato e chi non è mai venuto nel Palazzo Municipale di Rovato si perde un pezzo di storia importantissima. Qua dentro c'è la storia. Se voi venite, per esempio, divago un attimo, ma poi cedo i miei minuti come anticipato alla dottoressa Sorlini, che è sicuramente più interessante di me. Qui dentro, nel consiglio, nella sala del consiglio comunale, voi avete uno spaccato di storia impressionante. Sul fondo della, della sala c'è la bandiera di Milano e il biscione visconteo. E dalla parte opposta c'è il leone di Venezia, quindi noi, questo sta a significare che la nostra storia tra, di un certo periodo importante della nostra storia è stato tra la dominazione milanese e la dominazione della Repubblica Veneta. E dentro in questi 3-4 secoli c'è tanta di quelle cose che veramente si fa fatica ad elencare. Il professor Archetti lo sa bene, perché fa questo di mestiere a differenza mia, che faccio lo, come dire, faccio il sindaco di campagna. Però come Rovato è estremamente ricco di emergenze, il convento dei Frati Serviti è una realtà impressionante e non a caso Vittorio Moretti l'ha individuato come l'elemento più rappresentativo della Francia Corta per tutte le sue iniziative e anche per quelle che sono le iniziative sue economiche. E a Vittorio Moretti da quel punto di vista non bisogna sicuramente insegnargli nulla per quanto riguarda la promozione, secondo me forse è una delle poche persone che ha capito quelle che sono le potenzialità di questo territorio e le ha anche portate in giro per l'Italia e per il mondo. Quindi qua dentro c'è tanta roba, il contenitore è piccolino ma c'è tanta roba che varrebbe la pena che fosse in qualche maniera evidenziata, promossa e come dire, fatta conoscere. Il PTRA va anche in quella direzione, non a caso. Brescia, Bergamo, ritorniamo sempre al solito discorso, città delle cultura, della cultura del 2023, noi siamo in mezzo come Francia Corta, ripeto, abbiamo 150.000 abitanti, quindi siamo più grandi della città di Bergamo e abbiamo tantissimo da offrire. Questo l'ha capito, come al solito, molto prima di tutti gli altri il professor Archetti, e penso che questo momento di riflessione vada anche in quella direzione. Non vogliamo essere secondi a nessuno, perché non siamo secondi a nessuno. Ovviamente le città di Brescia e di Bergamo hanno delle caratteristiche e delle realtà che sono completamente diverse dalle nostre zone di campagna, ma sono certo che la Francia Corta abbia delle eccellenze dal punto di vista architettonico, culturale, dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista gastronomico, dei cibi, della cultura, eccetera, eccetera, che non è secondo a nessuno. Dobbiamo semplicemente tirarlo fuori e farlo emergere, e per questo abbiamo bisogno di studiosi come il professor Archetti e di studiosi e di appassionati del territorio come gli altri che sicuramente ci daranno il loro, la loro interpretazione del, del nostro territorio. Grazie. Grazie a lei, sindaco. Credo che da sindaco di campagna, come lei si sia definito un paio di volte, però abbia lanciato almeno 2-3 questioni davvero molto importanti su cui ritorneremo con gli ospiti che andremo a sentire tra poco, ma ritorneremo anche con lei con il secondo passaggio, anche perché ha detto bene quanto offre sostanzialmente la Francia Corta e Rovato in termini di cultura, di arte, e non dimentichiamoci anche di ambiente. Faremo un piccolissimo passaggio relativo al fatto che comunque Rovato, così come altre comunità e comuni, si trova inserito pienamente in un meraviglioso luogo che è il Montorfano, e quindi andremo in qualche modo a fare qualche riferimento specifico anche su quello, ma intanto grazie, perché sono sempre molto sentiti i suoi interventi e in qualche modo veri, nella semplicità riesce a identificare tematiche importanti. Diceva bene il sindaco di Rovato come il 2023 può essere un'occasione importante sì per le due città coinvolte, Brescia e Bergamo, ma appunto per una questione strettamente geografica e per un'importanza territoriale importante
che offrono appunto per le tematiche che dicevo prima, la Franciacorta può inserirsi a pieno titolo dicendo la propria. Bisogna un po' correre perché insomma gli anni a disposizione sono pochi, ma credo che davvero la vostra voglia anche di raccontarvi e soprattutto di coordinarvi sia fondamentale. Il coordinamento secondo me è un aspetto importante. A tal proposito, da sindaco di Passirano, ma anche da presidente di Terre della Franciacorta, ha un compito certamente non facile: coordinare 22 amministrazioni, 22 comuni, appunto Francesco Pasini, che andrei a coinvolgere, poiché appunto le comunità che rappresenta hanno tante differenziazioni, ma tante potenzialità. La cultura e il territorio quindi sono un modello spendibile in vista del 2023, così che sostanzialmente è già pronto. Dobbiamo, mi permetterà di dire, essere bravi di creare un palinsesto che possa attrarre organizzazione e richiamo verso la terra di Franciacorta. Cosa ne dice Pasini? Sì, esattamente. Direi che lei ha fatto proprio in poche parole la sintesi di quello che potrebbe essere il mio intervento, l'intervento di chi si occupa di cultura e di promozione del territorio in Franciacorta. Lo stiamo dicendo da molti anni, la Franciacorta è stata conosciuta in Italia e all'estero grazie alla produzione delle bollicine. Oggi è venuto il momento in cui la Franciacorta può offrire anche qualcosa d'altro. E badiamo bene che non è un qualcosa d'altro che sia, che voglia essere alternativo o sostitutivo, perché le bollicine è uno di quei fattori, fa parte del patrimonio comunque locale, un patrimonio di cultura, di tradizioni vitivinicola, ma che si affianca poi al patrimonio anche, diciamo, enogastronomico che caratterizza questa bellissima zona. Quello che appunto dobbiamo fare è far conoscere, far risvegliare la passione non solamente al turista ma anche al cittadino per questi luoghi appunto meravigliosi. Diceva bene lei, arriva quando dice: abito solo 20 km di distanza e non conoscevo il convento dell'Annunciata. Ma anch'io mi rendo conto nel mio piccolo, quando vado magari a rispolverare libri comunque di storia appunto passiranese o magari della Franciacorta, che sono tante appunto cose che non conosco. Ecco, allora qual è il compito, diciamo, di Terra della Franciacorta? Ecco, Terra della Franciacorta nasce, a mio avviso, per inseguire un sogno. C'è un sogno che è quello di raccontare e preservare la bellezza della Franciacorta. Anzitutto raccontarla, perché citava prima appunto il collega di Rovato nel corso appunto quelle che sono state nel corso dei secoli le varie caratteristiche anche dal punto di vista architettonico che caratterizzano questa bella zona. E dall'altra parte però il compito proprio di 22 comuni, quindi per una popolazione di circa 200.000 abitanti, è soprattutto quello di preservare il territorio. Questo un pochettino perché, dobbiamo essere sinceri, adesso c'è una maggiore sensibilità al tema della tutela comunque ambientale che fino a qualche anno fa sicuramente non c'era. Le normative appunto ci aiutano e quindi la promozione appunto del territorio intanto sussiste in quanto il territorio venga appunto preservato. Preservare quindi il territorio vuol dire, d'intesa fra tutte le amministrazioni comunali, costruire e perseguire appunto dei percorsi che siano virtuosi. Ora, per quanto riguarda, noi ci stiamo ovviamente provando, Terra della Franciacorta è una realtà molto giovane, anche se le collaborazioni fra tutti i 22 sindaci sono comunque iniziate almeno una decina d'anni fa, se non più, e con la costituzione di questa associazione abbiamo voluto dare comunque un segnale di una presenza più forte appunto delle amministrazioni comunali in Franciacorta. Perché se prima c'erano appunto le associazioni come il consorzio, piuttosto che come Strada del Vino, che rappresentano comunque ambiti diversi, ecco, l'associazione appunto dei comuni viene a completare questo quadro di tutela e promozione del territorio dal punto di vista delle amministrazioni comunali. Abbiamo iniziato e stiamo continuando un bel percorso di collaborazione con Strada del Vino, con il consorzio, con Fondazione Cogeme, che ringrazio perché, diciamo la verità, Fondazione Cogeme è un po' l'anima storica della Franciacorta, ha raccontato la cultura franciacortina da parecchi anni a questa parte. Mi fa piacere adesso che queste modalità nuove, diceva il sindaco di Rovato, è bello trovarsi in presenza e magari anche con un calice di vino
in fondo, ma sono sicuro che il sindaco di Rovato si è già preparato alla fine di questa trasmissione lì, berrà un calice di vino, forse da solo, magari con qualche altro amico lì presente. Però il fatto di essere a distanza ci consente magari di aguzzare appunto l'ingegno e trovare altre modalità. Cioè, perché? Perché oggigiorno la Francia corta va bene raccontarla sui libri, ma va bene raccontarla anche con la modalità che stiamo utilizzando in questo momento, e soprattutto va bene raccontarlo ormai con Facebook, con Instagram, con tutti questi altri mezzi appunto di comunicazione ai quali io stesso, che ho solo 40 anni, non ero comunque abituato, e quindi chi ha magari più anni di me non era abituato, ma pensiamo quanto nel periodo comunque lockdown la Francia corte è stata raccontata e quindi vissuta anche con queste modalità. Chiudo quindi dicendo questo: l'Associazione dei Comuni da pochi anni a questa parte, perché è stata costituita a fine 2018, ha costruito delle belle sinergie, ripeto, consorzio tra il Vino, Fondazione Cogeme ed altri soggetti ancora. Il traguardo è il 2023, Brescia Verre è un capitale della cultura, ma per costruire un modello di collaborazione che dovrà servire ai comuni anche successivamente. Quindi quello per noi sarà il traguardo per un bel evento, ma sarà anche l'inizio per sperimentarlo, stiamo facendo appunto fin d'ora, delle sinergie fra tutti i comuni per costruire dei palinsesti che fino a questo momento cercano di fondarsi su iniziative che già i comuni svolgevano, iniziative tipicamente locali, ma palinsesti che potranno aprirsi anche al futuro. Accenno, perché è una cosa che vedremo comunque nelle prossime settimane per raccontare della Francia Corta, che l'anno scorso Terra della Francia Corta si è avventurata in un bel progetto di, chiamiamolo, scambio culturale col Cilento, in particolar modo con la comunità montana denominata della Cernitano. Ma a breve, io spero, non posso anticipare nulla, ma spero di portare a casa dei gemellaggi con dei comuni che in quella zona sono molto molto importanti. E non dico nulla perché magari così ci dedicheremo un'altra puntata, comunque un altro incontro di approfondimento. Perché valorizzare appunto il proprio territorio vuole dire anche aprirsi comunque a territori che sono molto distanti, insomma il Cilento dista noi almeno 1000 chilometri, ma che hanno la stessa passione appunto per la cultura, per la tutela del territorio che anima la comunità della Francia Corta. Quindi grazie per questo primo incontro. Grazie Presidente, nonché Sindaco di Passirano, Presidente di Terre della Francia Corta. Tanti stimoli interessanti, fatico a identificarli tutti brevemente, ma ovviamente cercheremo nel secondo passaggio di fare un ulteriore passo in avanti, perché di fronte a un'organizzazione di 22 comuni, di tanti altri soggetti appunto non privati, e quindi istituzionali e pubblici, è fondamentale che poi si senta coinvolta, mi permetterete, anche la comunità ultima, quindi quei famosi oltre 150.000 cittadini che poi sostanzialmente costantemente la vivano, la mandano avanti o comunque spesso non riescono totalmente a essere coinvolti nel vivere positivamente la loro terra. E credo che sia fondamentale un altro aspetto di fronte alla proposta pubblica, alla organizzazione e alla, se vogliamo, riorganizzazione pubblica, anche un intervento privato. E qui passiamo al prossimo ospite, che naturalmente ringraziamo ancora per essere con noi. Sto parlando di Vittorio Moretti. Sostanzialmente credo da sempre, come coloro che hanno un'attività privata, una serie di attività private, possono in qualche modo avvicinarsi, essere soggetti positivi, portatori comunque di progetti che possono in qualche modo sostenere l'aspetto pubblico. Quindi Vittorio Moretti, presidente di Fondazione Vittorio e Mariella Moretti, andiamo sostanzialmente in un luogo dove lei ha investito in termini di passione, in termini anche economici, se vogliamo, per poter valorizzare su Rovato il convento dell'Annunciato. Lo dicevo prima, l'ho scoperto poche settimane fa, ignorante io, ma è ovviamente un luogo che può diventare, così come altri luoghi della Francia Corta, un luogo simbolo. Grazie. Dunque, il convento dell'Annunciata io ritengo sia
l'essenza della Francia corta. Per la Francia corta io anni fa pensai a un progetto, naturalmente l'ho fatto nella mia testa e l'ho portato avanti come ritenevo giusto che fosse. Questo progetto è praticamente il riuscire a fare, a far diventare la Francia corta un terroir. La parola è francese perché non esiste la possibilità di dirlo in una parola in italiano. Il terroir vuol dire semplicemente unire il territorio alle attività, a tutto quello che fa vivere un territorio. E questo è quello che noi abbiamo cercato di fare in Francia Corta e diciamo che al 90% ci siamo anche riusciti. Riusciti bene perché il riscontro che abbiamo sul mercato è un riscontro molto positivo. E la Francia Corta è conosciuta in funzione anche delle strutture che abbiamo fatto e che abbiamo portato avanti, che conoscete benissimo e che sono servite proprio per fare. Il commento all'annunciata è una struttura che è sempre rimasta un po' ferma, semplicemente perché era in mano chiaramente, giustamente, ai frati, che hanno fatto la loro parte nel tempo. Purtroppo adesso sono venuti a mancare e quindi questa struttura era lì un po' solitaria e rischiava grosso. Dal momento che io ho sempre avuto un'amicizia ed era 90 addirittura che abbiamo investito su questa struttura, perché io e Mattia Vezzola nel 90 abbiamo deciso di parlare con padre Sebastiano e di vedere di riuscire ad affittare il vigneto che fa parte, gran parte di questa struttura. E da allora abbiamo fatto un vino importante che addirittura viene annoverato tra i primi vini bianchi europei, quindi un discorso di grande qualità, perché avevamo appunto individuato che questo territorio dove la vigna è nata nel 1470 e rotti, abbiamo la storia che ne parla. Noi abbiamo fatto una ricerca molto approfondita sul territorio con l'Università di Milano e abbiamo portato avanti, siamo riusciti soprattutto a capire che cos'era questo territorio, che nonostante sia in Francia Corta, è completamente diverso da tutta la Francia Corta, perché fa parte di un periodo, la sua nascita è di un periodo molto diverso dalla Francia Corta. La Francia Corta è del periodo glaciale, quindi parliamo di 40-50 mila anni fa, ed è un residuo del ghiacciaio. Il commento all'annunciata è sul Monte Orfano, che fa parte dei movimenti tettonici avvenuti qualche milione di anni fa. Quindi il terreno stesso è completamente diverso, un terreno su cui potremmo parlare per delle ore per capire la sua potenzialità. Comunque il convento ultimamente era praticamente all'abbandono e noi abbiamo deciso, io ho deciso con mia moglie, di fare questa fondazione per poterlo gestire, per poterlo portare avanti. Naturalmente non è una cosa facile ed è da qualche anno che ci lavoriamo e vogliamo assolutamente lavorare in maniera anche soft, di riuscire a mantenere esattamente quello che hanno fatto i frati per questi 600 anni. Quindi mantenerlo in uno stato che sia decente, che sia strutturalmente a posto e nello stesso tempo di fare le cose giuste, perché penso che sia importantissimo che quello che viene eseguito al convento abbia una sua qualità, una qualità alta come il luogo stesso richiede. Quindi stiamo lavorando in questo senso. Per quanto riguarda il discorso, diciamo, culturale, ci stiamo muovendo,
vediamo un po' anche con il professor Archetti se riusciamo a inserire qualcosa di importante, perché è molto importante questo. Per quanto riguarda il vino, abbiamo fatto Mass, dicevo, lo Chardonnay è imperante lì, perché è nato così, e noi stiamo lavorando appunto su queste basi per riuscire a, a elevare ulteriormente questo prodotto. Noi andiamo lì, facciamo anche un rosso lì che si chiama Zuanne, perché andiamo lì con Gianni Brera, che era presidente a suo tempo del premio Bella Vista, e con Gianni Brera, abbiamo individuato una piccola vigna di Merlot, che, dove abbiamo deciso di fare il nostro vino. Attualmente questo vino si chiama Zuanne, perché purtroppo Gianni ha avuto solo la possibilità di assaggiarlo e poi se n'è andato, e quindi ho dedicato il vino a lui, perché Zuanne, potete capire, Giovanni, e stiamo facendo un vino straordinario che dà tutte le caratteristiche, esprime le caratteristiche vere di questo terroir straordinario. Quindi il lavoro che stiamo facendo, come dicevo, è di vario genere, ma soprattutto valorizzare questa struttura in maniera legata a quello che è stato, e portare avanti assolutamente la tradizione e continuare a dire e far capire alla gente che è chiaramente l'essenza della Francia Nuova. Grazie. Grazie Presidente Moretti, poi ritorniamo anche da lei, ha fatto direi alcuni passaggi molto interessanti, chiudo con una piccola battuta anche per rendere un po' piacevole il nostro incontro: quando vuole farmi assaggiare il suo vino, visto che ne ha parlato così bene, io sono disponibile, cioè, assolutamente sì, anche perché ho avuto il piacere solo di vedere le bottiglie chiuse ad oggi, quindi mi sembra una tristezza, ecco, un po' triste, però grazie, grazie infinite, poi ritorniamo su alcune cose che mi sono venute in mente da chiederle, se avremo poi il tempo, perché corre via velocemente. Siamo alle 11:36. Abbiamo fatto un riferimento specifico relativo al convento dell'Annunciata, però questo ciclo di incontri, non dimentichiamoci, appunto, è museo diffuso della Franciacorta, proprio perché comunque effettivamente manca forse una tracciabilità di tutto quello che esiste in Franciacorta, che è tanta roba, chiese, musei, castelli e quant'altro, spesso posseduti anche da soggetti privati, quindi ulteriormente difficile, spesso non tutti sono propensi a prendere in gestione un posto come Moretti e poi in qualche modo renderlo fruibile anche al pubblico. Bisogna rendere quindi la possibilità innanzitutto di tracciarli per benino. Io, come ripeto, ho conosciuto molto bene, sto cercando di conoscere molto bene, lo dicevo all'inizio, la Franciacorta in questi mesi, però mi rendo conto che spesso faccio fatica a trovare informazioni certe su cosa trovare. La maggior parte delle cose che ho scoperte le ho scoperte per caso, perché sono un curioso e c'ho il naso grosso oltre che lungo, e quindi anche su questo vi invito magari a fare una piccola riflessione, ma le riflessioni importanti non devo farle io, le sta facendo colui che è stato nominato praticamente da tutti i soggetti che sono stati coinvolti questa mattina, che hanno già parlato. È una figura sicuramente importante, perché è colui che conosce meglio di altri determinate tematiche, soprattutto quando si parla di passato, ma in particolar modo il fattore scatenante positivo è il presente, perché spesso si parla di passato e di futuro dimenticando che l'oggi è fondamentale per organizzare qualcosa, e altrettanto fondamentale è trovare un aspetto di dialogo che sia un dialogo costruttivo. Ed ecco quindi che vado a coinvolgere il professor Gabriele Archetti, a cui cedo volentieri la parola. Grazie, grazie della parola, grazie a tutti gli ospiti che onorano la Fondazione con la loro presenza, grazie anche per questa iniziativa che non è diversa dalle altre, ma ha qualche elemento in più, e vorrei dirli brevissimamente facendo due sottolineature e poi altre due nel prossimo giro con una proposta o provocazione, poi vedremo il sindaco di Rovato se sarà una provocazione, non mi rivolgerà più il saluto, ma io gli porterò una bottiglia con la quale cercheremo di ricucire le cose, va bene. Le cose sono queste. Innanzitutto che questa iniziativa è patrocinata dalla Regione Lombardia, è patrocinata dagli enti pubblici, da molti comuni, da Terre della Franciacorta, dalla Fondazione Moretti, però ha qualcosa
di aggiuntivo. Il fatto che siamo riusciti a favorire o a sviluppare una ottima collaborazione, direi, con AB e quindi con Grafo, e che ci ha permesso di, proprio nel numero che è pubblicato e che è in edicola in questi giorni, di mettere a fuoco, guarda caso, i quattro temi sui quali noi stiamo andando a fare questi appuntamenti. Quindi c'è una comunicazione che viene fatta attraverso una rivista, che viene fatta attraverso questi incontri, che è già stata fatta attraverso un passaggio che insieme a Radio Bruno io ho potuto, visitando i cosiddetti luoghi del cuore della Francia Corta, per cui mi sembra che è un modo rafforzativo molto forte per segnare alcuni elementi forti, ma in maniera semplice. Quindi, museo diffuso cos'è? È un'idea che è nata un paio d'anni fa e poi confluito in un progetto regionale che è legato al piano integrato della cultura, che aspettiamo che venga ancora in parte finanziato, ma almeno per la parte relativa ai restauri. In attesa che questo raggiunga un obiettivo concreto con i finanziamenti regionali, in altre parole, abbiamo immaginato che entro la seconda metà dell'anno, quando grazie al vaccino le aperture si renderanno più facili, vogliamo partire con una proposta parallela che si chiama non museo ma mostra diffusa, che abbiamo già avviato e che è uno strumento leggero, agile per valorizzare una serie di località, di posti della Francia Corta, che nello stesso tempo è implementabile nel tempo. Andiamo a costruire un database importante di comunicazione di dati, di immagini, di fotografie, di informazioni che diventano il patrimonio per chiunque verrà in Francia Corta e li può fruire liberamente. Questo con un'idea molto semplice, che è quello che diceva prima Luca Riva presentandomi, che la storia, quello che noi facciamo, ha un senso se è collegato alla vita di tutti i giorni. Se non è collegata alla vita, rischia di essere una cosa molto importante, interessante per gli studiosi, ma che non ha ricadute. La mia preoccupazione e l'impegno che stiamo facendo in fondazione, e la presenza della professoressa Sorlini mi conforta da questo punto di vista, è che vogliamo sostanziare in maniera molto semplice, senza avere montagne d'oro dietro di noi, ma avendo delle idee precise e facendo delle piccole modifiche, ma significative modifiche, che devono sostanziare la vita dei cittadini. Da questo punto di vista mi piace e ho l'ambizione di immaginare che il progetto, e quindi non a caso noi abbiamo parlato di museo diffuso, ma in preparazione di Brescia e Bergamo capitale della cultura, che noi oggi non pensiamo a grandi eventi, noi cominciamo a seminare quei frutti, o meglio quei semi che sono destinati a crescere in questo tempo e a portare frutto nel 2023, ma per continuare a portare frutto negli anni successivi. A me piace pensare agli investimenti di qualunque genere che sono investimenti fatti per le comunità e che devono vivere con le comunità. La seconda cosa che devo dire, brevissima, è che noi ci inseriamo in questa dialettica che vede i due capoluoghi, quindi Brescia e Bergamo, come elementi polarizzanti della maggiore attenzione. Ci sono però due pericoli, e li ho già sottolineati e vorrei ripeterli. Il primo pericolo è che ci si dimentichi del fatto che se noi siamo quello che siamo, lo dobbiamo a chi c'è stato prima di noi. E quindi se Brescia e Bergamo sono grandi, lo sono perché prima di loro e prima dei cittadini di Brescia e Bergamo di oggi ci sono stati cittadini importanti di ieri che hanno costruito la coscienza e l'identità di queste città, il patrimonio culturale, industriale, universitario negli anni passati. Far finta che questo non ci sia, secondo me, è una grave miopia che può, sfalsare gravemente la prospettiva di non far diventare un evento semplicemente l'appuntamento di Brescia e Bergamo, ma qualcosa di che deve essere sostanziato, che deve funzionare. E questo punto è la seconda, collegato a questo elemento, è che le due città sono il capoluogo. Ma non dimentichiamo che queste due grandi città lo sono in virtù di un territorio che si chiamava Contado una volta, che si chiama provincia adesso, che è estremamente più grande, più importante, più potente, l'ha ricordato prima il sindaco Belotti, delle due città stesse. Le due città, tolte il loro territorio, sono insignificanti nel panorama della Lombardia e nel panorama generale. Questo non vuol dire che non dobbiamo riconoscere questa importanza. Dobbiamo dire che se non c'è questa sinergia, questo dialogo profondo, non andiamo da nessuna parte. Rischiamo di fare, come altre cose molto belle, dei grandi eventi che rimangono e hanno la durata di un giorno, dopodiché ce ne dimentichiamo e tutto questo non ha significato.
Ripeto, a me piace seminare un piccolo seme e vedere che tra qualche mese questo seme diventa una pianticella e magari tra un anno un frutto. Grazie. Beh, davvero resto quasi senza parole, nel senso che ho accolto davvero positivamente questi inviti, questi messaggi positivi, ma pieni anche di chiarezza che il professor Racchetti ha voluto fare e che condivido in toto. È importante, qui andiamo poi a presentarvi la prossima ospite, che ci sia un lavoro sinergico interno, ovviamente, che si possa essere uniti, e questo è un aspetto assolutamente prioritario, ma ci vuole poi un affacciarsi anche verso l'esterno. Il primo esterno, appunto, diceva bene Archetti, dovrebbe essere Brescia e Bergamo, quindi che insomma si rendano conto che in mezzo c'è anche la Franciacorta, anche gli altri, e da un lato poi un passaggio successivo, fare in modo quindi che ci possa essere un interesse globale da coloro che poi ci stanno vicino, Milano, Cremona e altre località, che facilmente possono chiaramente confluire verso una terra così meravigliosa e interessante. Quindi c'è un lavoro da fare ai margini e sicuramente bisogna quindi dialogare anche con l'esterno. Ci potrà sicuramente aiutare a farlo anche la prossima ospite, che è la vicepresidente di Fondazione Cariplo, con cui ci concentriamo questa mattina su un lato specifico. Mi piacerebbe andare oltre, ma devo rimanere, poi mi piace viaggiare anche con la fantasia personalmente, però dobbiamo stare un po' sul pezzo su cui si è preparata, ma credo che non avrà sicuramente grandi difficoltà la professoressa Claudia Sorlini andare anche oltre. Nello specifico ci occupiamo del Montorfano, che è un esempio di biodiversità, così come può essere un esempio base un po' tutta la Franciacorta comunque, cara professoressa. Ce l'abbiamo? Probabilmente si è addormentata mentre io parlavo, perché potrebbe succedere, succede spesso agli ospiti, che faccio dei pipponi talmente lunghi. Vediamo se è possibile ricollegarci con la professoressa Sorlini. Nel frattempo che si collega con noi, io direi di approfittare, visto che ha un unico intervento da fare, ma facciamoglielo fare bene, perché l'ha citato anche il professor Archetti, la comunicazione è molto importante. Io rappresento un mezzo di comunicazione, devo essere sincero, dobbiamo renderci spesso colpevoli che ognuno segue il proprio mezzo, la propria storia, il proprio fine commerciale, no? Racconti con l'obiettivo che racconto uno e non l'altro, perché uno brutalmente mi ha dato i soldi, l'altro no. È un po' triste, eh? È un po' triste. Dobbiamo uscire da queste logiche, dovremmo noi editori o comunque possibilità di comunicazione che venga veramente sfruttata un po' a largo raggio. Raccontando un territorio così bello, è uscito da poco nelle edicole appunto il nuovo numero di AB Atlante Bresciano, che racconta a suo modo la terra di Franciacorta. Quindi vorrei che sostanzialmente il nostro ospite Nicola Rocchi possa in qualche modo aiutarci, se fosse possibile vederci qualche immagine, ma se non ci sono le immagini, a farcele immaginare. Grazie, mi spiace rubare il posto alla professoressa Sorlini, ma rubo arriverà. Ruberò soltanto pochi minuti. Beh, posso farvi vedere intanto a video la copertina del numero. Posso dire anzitutto che il Montorfano e il Convento dell'Annunciata sono presenti con un ampio servizio in questo numero dedicato alla Franciacorta. La nostra rivista è la rivista della Grafo Edizioni, lo ricordo brevemente per chi non la conoscesse, è un trimestrale che in ogni numero dedica un ampio itinerario a una porzione del territorio bresciano, cercando di raccontarne appunto gli aspetti storico, artistici, ambientali, proponendo itinerari escursionistici, percorsi enogastronomici. Abbiamo iniziato a proporre questi percorsi con il numero 50. Oggi siamo al 146 e quindi ci avviciniamo al centesimo itinerario. Siamo naturalmente tornati più volte su alcuni luoghi, però ogni volta riuscendo a non ripeterci e a trovare novità da raccontare o elementi non ancora esplorati da mettere in evidenza. E credo che questo dia l'idea, a proposito di patrimonio culturale, della ricchezza che si rivela quando si comincia a esplorare palmo a palmo il Contado, la provincia bresciana. E così è anche per la Franciacorta, che è un territorio dove non tornavamo da un parecchio tempo. L'ultimo numero era dell'inverno 2014 ed era dedicato al bel vino, cioè all'architettura delle cantine di Franciacorta, con uno spazio tra l'altro ampio naturalmente anche per il gruppo Terra Moretti.
Questo numero è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Cogeme, come ho già detto, in particolare col professor Archetti, che ringrazio molto per l'attenzione che ci ha dedicato, il lavoro che ha fatto anche con diversi articoli suoi che la rivista contiene. È stata una collaborazione essenziale per focalizzare l'attenzione proprio su quel rapporto tra patrimonio culturale e sviluppo locale al quale dedicate l'incontro di oggi. Da un lato troverete nella rivista alcune acquisizioni della ricerca storico-artistica di questi anni, sulla storia del territorio, della produzione vinicola, sulla decorazione della cappella dei frati serviti, dell'Annunciata, sulla bellissima chiesa di Nigoline, di cui parlerete nel prossimo incontro, sul paese di Castegnato, al quale non avevamo ancora dedicato articoli e che è stato oggetto di un interessante progetto di valorizzazione rivolto al turismo culturale, sull'intervento con cui Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, diede un importante impulso alla rinascita novecentesca del monastero di Rodengo Saiano. Alcune tappe, alcuni punti di quel museo diffuso che è proprio l'oggetto di questi incontri. A integrazione di questo percorso ci sono le iniziative attuali. L'obiettivo puntato sull'impegno di consorzi, comuni, scuole, fondazioni, per una crescita fondata da un lato sulle radici di questo territorio, dall'altro attenta alle nuove esigenze di sostenibilità ambientale. Quindi si parla allora del consorzio Franciacorta, con un'intervista al presidente Brescianini, della fondazione Vittorio e Mariella Moretti e dei molti progetti in cantiere per promuovere l'identità culturale della Franciacorta, della convenzione del Monte Orfano, di cui Michele Scalvenzi descrive la natura, gli obiettivi, proprio nell'ottica della salvaguardia del prezioso patrimonio ambientale del monte. E ancora c'è lo stretto rapporto tra la comunità di Castegnato e la Carta della Terra, no? Nel ricordo di padre Vittorio Falsina, che partecipò attivamente alla stesura e alla divulgazione di questo documento. C'è l'impegno di Antonio De Matola a Ome per la preservazione delle specie vegetali a rischio di estinzione con i suoi orti botanici, con la futura spedizione che ha in progetto in Kazakistan alla ricerca dei semi di meli più antichi. E c'è l'Accademia Symposium di padre Luigi Cavagna, che ha raccolto l'eredità formativa di San Lodovico Pavone. Insomma, tante cose. C'è un accenno che abbiamo aggiunto dedicato alla ciclovia Bergamo-Brescia, che nel 2023 dovrebbe collegare le due capitali della cultura con un percorso che nel bresciano attraverserà proprio in gran parte la Franciacorta. E infine ci sono la passione e la competenza di alcuni vignaioli di oggi, delle grandi storiche cantine franciacortine, abbiamo parlato in molte occasioni. Qui ci siamo concentrati su alcune aziende più piccole, di dimensioni più ridotte, elementi di una realtà che naturalmente, come sappiamo, è molto più articolata. Io credo che ne risulti un quadro originale e ricco, che dà conto di una vivacità culturale che forse, come già avete detto, non è ancora abbastanza nota ai bresciani e che quindi anche noi speriamo di poter contribuire a far conoscere, speriamo di essere parte anche noi di quella semina di cui parlava il professor Archetti, che ci auguriamo che possa dare molti frutti nel 2023. Vi ringrazio. Sì. No, grazie a te, anche perché credo che siete riusciti, avete contribuito in qualche maniera a lasciare indelebile, anche perché credo che nella comunicazione anche la carta stampata, vedere qualcosa che rimane nel tempo, sia naturalmente fondamentale. Siamo tutti iper tecnologici e sicuramente i social network possono aiutarci a arrivare a tanto e a tanti, però insomma rimanere tracciabili attraverso uno strumento come questa rivista, senza ombra di dubbio, ci aiuterà a mantenere nel tempo qualcosa che non si dissolve in un post, ma che resta davvero fissato. Non voglio fare perdere troppo tempo, anche perché abbiamo avuto dei piccoli problemi di connessione. Intanto comunque grazie a Nicola Rocchi per il suo intenso e piacevole
intervento fuori di qua, se c'è, le dico l'aperta, vado a prendermela subito a B, ma intanto, come ripeto, abbiamo il piacere di ritrovare appunto la professoressa Claudia Surlini. Velocemente le cedo la linea, onde evitare che purtroppo ci ricaschi la connessione, e quindi il Monte Orfano, esempio di biodiversità, vicepresidente della Fondazione Cariplo. Ben trovata. Grazie, grazie mille di questo invito, grazie mille. Entro subito nel merito, perché il Monte Orfano è un'entità unica nel suo genere, sia per l'origine geologica, come ci è stato detto anche dal dottor Moretti, sia per la collocazione geografica, la copertura di verde, le vestigia lasciate dalle generazioni precedenti, e anche per i panorami straordinariamente ampi che dalla sua cima si possono godere. Ma pur essendo relativamente piccolo, il Monte Orfano ospita un'ampia gamma di habitat, grazie alla variegata composizione dei suoli, alla diversificata acidità dei terreni, alla differente esposizione e pendenza dei suoi versanti. Ed è proprio in questi habitat che si annida una biodiversità molto ricca, non solo di piante e di animali, ma presumibilmente anche di microrganismi quali miceti, batteri e microalghe. E qui mi voglio connettere a un discorso che ha fatto poc'anzi il signor Moretti a proposito di terroir. È vero che c'è diciamo una composizione del terreno, ma anche una ricchezza di microflora del terreno che contribuisce poi a definire le caratteristiche della produzione agricola che vi si fa su. E i francesi per primi stanno cominciando a considerare all'interno del terroir il ruolo giocato da questi microorganismi che vivono in simbiosi con le radici delle piante, comprese i vigneti. E quindi questo è, diciamo, una sorta di valore aggiunto che può essere anche sfruttato nella specificità e tipicità delle produzioni. E quindi diciamo che molto ricca, ha una ricchezza genetica questo piccolo monte, anche di carattere ipogeo e non soltanto quindi terrestre o avicolo, ed è un'altra ricchezza in più. Volevo anche ricordare come la biodiversità sia un elemento fondamentale, soprattutto in questa fase dell'antropocene, cioè di questa fase diciamo di un'era che è caratterizzata dal cambiamento climatico. Le aree e i territori che sono ricchi di biodiversità sono quelli che reggono meglio alle, diciamo, sfuriate del cambiamento climatico, ai picchi di temperatura, agli eventi meteorologici violenti, e sono anche quelli che riescono ad adattarsi meglio, quindi anche modificando le produzioni, modificando la riorganizzazione del territorio, della vegetazione. Quindi diciamo che è una ricchezza che dà stabilità e che dà anche valore al territorio stesso. Però c'è anche da dire che la biodiversità non è un qualcosa che si automantiene e senza attenzione. L'uomo ci deve investire, ci deve dedicare attenzione, cura, perché è un bene importante. E soprattutto l'obiettivo è quello di cercare di ampliare questa biodiversità. Come? Attraverso le cosiddette connessioni ecologiche. Le connessioni sono ecologiche, sono dei percorsi ben costruiti e che connettono le aree di valore naturalistico ad altre aree altrettanto di valore naturalistico. Attraverso questi corridoi ecologici circolano gli animali, circolano anche gli insetti impollinatori, si spostano anche i semi portati dagli animali, portati dal vento, più facilmente se non devono attraversare delle autostrade, per intenderci. E quindi queste connessioni ecologiche sono fondamentali, perché possono aiutare a ricostruire un percorso che connette tante aree naturalistiche. E questo mi sembra veramente importante, perché è anche un percorso non solo per gli animali, per gli insetti e via dicendo, ma è un percorso anche per il turista, per quella nuova diciamo figura di turista che ama le aree diciamo di valore, che vuole percorrere delle strade che sono diverse da quelle percorse dalle masse che vanno diciamo ad assaltare le città d'arte, per restarci meno di un giorno e per creare più danno che non valore. Ed è un turista attento anche alla cultura, non soltanto ai beni naturali,
naturali, ma anche a quelli costruiti dall'uomo, quindi agli edifici, alle opere d'arte e anche poi alla gastronomia, all'enogastronomia, come si era detto precedentemente. Quindi quello che voglio dire è che questo Monte Orfano, insieme poi con tutta la campagna che ci sta attorno, ma il Monte Orfano diciamo ha una specificità in più, dobbiamo parlare non solo di biodiversità, ma anche di agrobiodiversità, perché lì su sappiamo che si possono coltivare vigneti, diciamo tipologie di vigneti diversi, vitigni diversi e quindi oltretutto anche altre piante, perché anche c'è la tradizione anche degli uliveti. E quindi diciamo che è una summa di tante specificità che si aiutano l'una con l'altra, sia la parte naturalistica sia la parte invece più direttamente agronomica. Allora questa combinazione è una combinazione straordinaria, perché diciamocelo pure, soltanto una area naturalista forte e consolidata e ugualmente un'agricoltura consolidata possono fare da deterrente contro eventuali desideri di cambiare la destinazione d'uso, per esempio costruendoci opere che potrebbero in qualche modo squilibrare la bellezza di questo monte. E poi c'è da dire anche che la vicinanza delle aree naturalistiche a quelle agronomiche ha il grosso vantaggio di ospitare queste aree naturali, di ospitare al loro interno degli agenti che vengono chiamati agenti antagonisti. Sono antagonisti di che cosa? Di parassiti delle piante, di parassiti di patogeni delle piante. E sono piccoli serpenti, sono insetti, sono uccelli che vanno o che si nutrono dei parassiti e dei patogeni delle piante o che con qualche modo li danneggiano. E quindi diciamo che si crea un equilibrio tra le due aree che è tutto funzionale all'agricoltura e anche a tutto l'ecosistema. Io volevo anche aggiungere un elemento che quindi in questo modo si può ridurre anche in agricoltura l'uso dei pesticidi, contenere l'uso dei pesticidi, perché esistono già dei pesticidi naturali che non danneggiano la salute dell'uomo e che invece aiutano l'agricoltura. Poi voglio anche aggiungere quanto sia importante questa convenzione firmata dai 4 sindaci. È una bellissima iniziativa questa che dimostra che c'è la volontà davvero di proteggere un bene comune al di là di eventuali colori diversi delle giunte comunali. E soprattutto dentro a questa convenzione, che io non ho seguito bene, devo dire che ho solo letto e quindi ho seguito sulla carta, però mi è piaciuto molto che ci fosse dentro il terzo settore, gli enti del terzo settore, a cominciare da COGEME, che ha avuto un ruolo, mi sembra, molto importante. E poi via via il CAI, gli amici della montagna, non li dico tutti perché sono veramente tanti, perché mi sembra che questo patrimonio così importante possa essere valorizzato, conservato e valorizzato non soltanto sotto il profilo della produzione e sotto il profilo della conservazione della natura, ma anche sotto il profilo dello sviluppo turistico, soltanto se c'è questa armonia, questa coinvolgimento di ente pubblico, di enti del terzo settore e dei privati, visto che il monte è in gran parte di proprietà privata. Quindi sono, danno un segnale bello del territorio, visto da lontano almeno, un segnale molto positivo di una comunità, di una società che si rafforza attorno a degli obiettivi e che lavora congiuntamente. Io vedo sempre bene gli enti del terzo settore, per noi della Fondazione Caripro, sono molto importanti perché sono quelli che cementano in qualche modo le comunità e che sono vicine ai bisogni della gente e che quindi riescono a portare anche alle amministrazioni, al governo, alle strutture di governo del territorio queste esigenze, ed è una binata che funziona molto bene. Mi fermerei qua così. Io l'ho ascoltata, così come immagino le persone che ci stanno seguendo e gli altri relatori, con grande attenzione. Avrei proseguito l'ascolto, sinceramente, purtroppo. Se vuoi, avanti, ma non so.
davvero molto molto piacevole, anche perché insomma, da persona ignorante quale sono, mi ha permesso di conoscere meglio il Monte Orfano, anche perché normalmente per me è la montagna che vedo passare quando vado in autostrada, cioè nel senso, capisce bene che mi ha consentito di scoprire davvero un mondo di biodiversità, e che non potrò che, appassionato di montagna, magari non andare in Trentino a cercarle le montagne, ma magari invece quella vicino a casa, appunto, quindi condivisa con quattro comuni. Quindi davvero grazie infinite per questa disponibilità. Mi spiace che la connessione non sia perfetta, però davvero è stato profondamente interessante riuscire a sentirla. E purtroppo siamo pressoché al termine, avevo promesso un secondo giro, mi prenderei ancora 10 minuti, siamo alle 12.04, quindi vi chiedo cortesemente un veloce passaggio ognuno, chiuderemo ovviamente con il professor Archetti, avrei una domanda specifica per ognuno, ma probabilmente stiamo qua fino alle 14 del pomeriggio, non mi sembra il caso. Poi ritorneremo su alcuni concetti, eventualmente anche sugli altri incontri che avremo, poiché ce ne sono altri 4 che si ripeteranno per i prossimi venerdì. Faccio una domanda specifica ad ognuno, partendo ovviamente, o meglio, una domanda unica per tutti che vi pregherei di rispondere, è una mia valutazione globale, anche perché mi piacerebbe approfondire certe tematiche, ma non abbiamo il tempo. Partiamo dal sindaco di Rovato su questo aspetto e così per tutti gli altri. Belle tutte queste iniziative, mi sembra che rispetto a un recente passato le idee finalmente siano particolarmente chiare, tutto meraviglioso, abbiamo una bella possibilità di fronte a noi, tante possibilità, una bella volontà, una voglia anche di coordinarsi, come diceva bene anche la professoressa pochi istanti fa, abbandonando il discorso tra colori diversi, situazioni politiche differenti, ma guardando un obiettivo specifico, credo che sia fondamentale, a mio dire, e qui non so se l'ha pensata alla stessa maniera, al di là di un'organizzazione pratica che mi sembra molto vicina, fare cultura verso gli altri anche, quindi verso la popolazione, informando la popolazione, cercando, come ripeto, di avanzare, facendo sì che non sia sempre, spesso determinate operazioni anche culturali vengono poi terminate da un lavoro che aspetta il volontario. E credo che anche questo sia un aspetto da dire, perché molti luoghi sono belli, io ci vado anche recentemente, nel 90% del caso dobbiamo aspettare che il FAI ce li apra, che comunque ci siano il volontario che ce li apra, quindi credo che davvero in prospettiva futura, molto futura ma non troppo futura, visto che i dipendenti pubblici mi sembra che non manchino, dovremmo riuscire a creare anche una struttura in grado di tenere questi luoghi aperti e quindi avere davvero una gestione un pochettino più allargata, così come avviene, alcuni di voi l'hanno citato nell'incontro, prendiamo come esempio i francesi, che questa organizzazione però ce l'hanno, cioè i musei li tengono aperti, le chiese le tengono aperte. Io spesso, per andare a fotografare le chiese che faccio su una rubrica in radio, che sono i campanili dei vari comuni, devo aspettare casualmente o che ci sia la messa oppure la bontà di un parroco che mi apra. E così credo sia un po' in generale. Scusate la lungaggine del mio intervento, però il concetto credo che sia stato chiaro. A lei, sindaco. Sì, oddio. È già un passaggio successivo quello di mantenere, come dire, ampia la fruibilità dei nostri edifici, delle emergenze architettoniche. Bisogna prima fare un passaggio fondamentale, che è quello che in fondo hanno sostenuto un po' tutti e che ha rimarcato il dottor Rocchi, giusto? Se non sbaglio, e che dice che fondamentalmente si tratta di prendere coscienza e consapevolezza di quello che abitiamo e di quello che ci abbiamo intorno. Lui diceva: non conoscevo la Franciacorta, l'ho trovata un'area straordinaria, le posso assicurare che i rovatesi non conoscono Rovato e probabilmente gli abitanti di Passirano non conoscono Passirano come dovrebbero conoscerlo, perché ci manca questa cultura della consapevolezza di essere in un territorio estremamente ricco di storia e di natura. E quando vai in giro per Rovato e qualcuno ti chiede: ma dov'è il castello di Rovato? Alcuni cittadini non sanno che il castello, rovatesi, non sanno che il castello di Rovato sono le cinta murarie della città di Rovato, che peraltro sono estremamente ben conservate, e che per trovarne un esempio di miglior conservazione bisogna andare a Bergamo, tanto per dirne una.
Quindi voglio dire, quando i nostri cittadini e ovviamente tutto quello che sta intorno ai nostri cittadini a partire dalla scuola, è chiaro, punterà il dito e soprattutto l'attenzione su far crescere la consapevolezza delle persone rispetto al territorio che si abita, diventerà tutto molto più facile e quindi si apriranno anche i luoghi della cultura. Voglio fare una velocissima digressione rispetto a quanto detto dalla Sorlin, dalla dottoressa Sorlini, che non è ovviamente un completamento del suo intervento, ma semplicemente un ritornare sui ragionamenti che faceva. È talmente importante il Montorfano per noi, ma soprattutto perché la nostra identità viene da lì. La nostra prima comunità è nata ovviamente sul Montorfano e non poteva nascere in nessun'altra parte, quella di Rovato e quella di Coccaglio. Prima vicino a San Michele, quindi vicino alla cima del Montorfano, poi è scesa lentamente e si è, come dire, assestata intorno a dove poi è sorto il convento dell'Annunciata, poi nei secoli è scesa al Santo Stefano e infine è andata in pianura quando c'era la possibilità di costruire delle cinte murarie di un certo profilo. Questo vi dà l'idea di quanto sia importante il Montorfano rispetto alla nostra comunità, perché le mie radici sono là. Probabilmente sono radici che risalgono a oltre 1000 anni fa, però da lì è nata la mia comunità, così come quella sicuramente di Coccaglio. Quindi bisogna fare molto, c'è tantissimo da fare. Il nostro obiettivo, il nostro compito come amministratori è quello di, come dire, diffondere qualche briciola di cultura, però c'è una vivacità e una vivacità culturale, mi sembra che dicesse il Rocchi, in questa terra, ma in tutta la terra bresciana, che è davvero impressionante. Le dico solo una cosa e concludo. Eravamo all'inizio di aprile 2020, appena passato il mese di marzo, che per noi è stato assolutamente devastante, ma il mese di aprile da noi a Rovato è dedicato al manzo all'olio. I ristoratori che fanno parte del gruppo Rovatese si era inventato molto prima della Brescia-Bergamo capitale della cultura 2023 di legare le due città, Brescia e Bergamo, con il piatto tipico del manzo all'olio, con il vino di Franciacorta. E ieri stavo in un ristorante che è quello che abbiamo visto anche io e te, caro Luca, qualche tempo fa, prima che ci prendessimo a sberle, e il ristoratore mi diceva: ma io ricevevo degli ordini da alcuni paesini di Bergamo che non sapevo nemmeno che esistessero, eppure ci sono andato e ho promosso il mio piatto perché sono sicuro che poi quelle persone mi sarebbero tornate, e sono tornate. Paradossalmente, io adesso sto distribuendo alcuni testi della storia di Rovato, avendo esaurito la scuola, la biblioteca e le persone a cui faceva molto piacere ricevere il testo, nei ristoranti. Sapete perché? Perché nei ristoranti di Rovato viene molta gente da fuori Rovato e io in questa maniera faccio una piccola promozione del mio territorio, mi costa pochissimo, la gente torna al ristorante, la mia economia ne ha un beneficio, conoscono il manzo all'olio, conoscono il vino di Franciacorta e conoscono anche la città di Rovato. Grazie. Grazie Sindaco. A questo punto direi che passerei la parola al Sindaco Pasini, nonché Presidente di Terra della Franciacorta, su questa lunghezza di concetto che ho dato, però insomma se può darci un flash anche lui ne sarei particolarmente contento. Sì, direi due flash molto molto veloci. Al tema anche della proprietà di luoghi della cultura che spesso appunto è privata. E che ovviamente impedisce naturalmente non solo la proprietà privata, ma spesso sono luoghi anche abitati dai proprietari, quindi questo rende ancora più difficile l'accesso. Ecco, e appunto come si diceva, sono quindi luoghi che talvolta vengono aperti grazie al FAI o ad altre iniziative. Ecco, quindi uno dei compiti magari della nostra associazione di comuni potrebbe essere quello di, come comune appunto della Franciacorta, creare delle sinergie con i proprietari, per far sì che questi luoghi possano essere aperti naturalmente di più, coinvolgendo, giustamente prima si diceva, dei volontari, quindi, ma non solo appunto volontari, ma facendo in modo che questo possa diventare per alcune persone anche un'attività lavorativa, cominciando magari, ricordo quando ero al liceo classico, insomma eravamo diventati guide del castello di Brescia e del museo delle armi che c'era il castello, quindi
coinvolgendo appunto le persone in modo tale che siano i cittadini stessi a raccontare il proprio paese e che questo possa essere per alcuni di loro anche un'attività, uno sbocco lavorativo. E questo quindi è il primo flash. Il secondo è un altro per raccontare in poche battute quello che sta facendo Terra della Franciacorta in vista di Brescia-Bergamo, capitale della cultura. Due cose. La prima, a breve uscirà un comunicato stampa per quanto riguarda Franciacorta in fiore. Quest'anno, possiamo dirlo, ci sarà Franciacorta in fiore, ma non possiamo dire ancora come. Comunque, fra pochi giorni lo leggeremo, lo leggerete sui giornali. Questa è una bella iniziativa di cui mi auguro potremo parlare anche nei prossimi anni. Un'iniziativa che coinvolge e coinvolgerà non solo il comune di Cazzago, ma tutti i 22 comuni della nostra associazione. E questo è il primo, poi, di una serie comunque di iniziative culturali che l'associazione sta organizzando. La seconda iniziativa molto molto importante, frutto di un contratto stipulato poche settimane fa con l'Università di Brescia, riguarda un progetto che per certi versi è simile a quello della ciclovia della cultura, ma che approfondisce ulteriormente il tema della mobilità sostenibile in Franciacorta per tutti i 22 comuni. Abbiamo affidato uno studio all'università, uno studio che si avvierà a breve e che ci porterà naturalmente non solo a Brescia-Bergamo 2023, ma anche oltre. Quindi Terra della Franciacorta si è avviata, sta lavorando e naturalmente ringrazio di nuovo tutti i presenti di oggi, in modo particolare quindi collega di Rovato che è anche il vicepresidente dell'associazione Fondazione Cogeme e tutti quelli che sono i partner con cui volentieri collaboriamo. E grazie quindi a Luca Riva, a Radio Bruno, perché questo ci dà la possibilità di far conoscere la nostra associazione che a dire vero è ancora poco conosciuta, ma ci teniamo comunque a far sì che i cittadini sappiano che non solo ciascun sindaco amministra il proprio paese, ma ci stiamo impegnando, pur con tante difficoltà, tutti quanti ad amministrare insieme questo bel territorio che si chiama Franciacorta. Bello questo messaggio finale, Presidente Pasini. A questo punto passerei dal Presidente Moretti, che a questo punto un passaggio, un paio di minuti, le dedichiamo anche lei in chiusura di questo appuntamento. Prego. Ma semplicemente noi facciamo la nostra parte in Franciacorta e soprattutto il convento, abbiamo una struttura che funziona giornalmente, quindi è aperto, può essere visitato da qualsiasi soprattutto e con grande professionalità cerchiamo di portare avanti tutto il discorso in modo che questa struttura venga valorizzata al massimo delle sue possibilità. Ti ringrazio, grazie. È stato un piacere. No, un piacere nostro averla con noi, Presidente, a prestissimo, buon lavoro innanzitutto, che so che è una persona particolarmente impegnata, così come tutti gli altri in verità che sono dei bei lavoratori e che trovano anche il tempo però breve ma intenso per poter anche comunicare un aspetto, credo, fondamentale sulla comunicazione. Vorrei coinvolgere ancora un attimo Nicola al discorso che facevo prima, è fondamentale che usciamo dalle logiche di giardinetto, anche noi comunicatori, ma cerchiamo insomma di usare un po' anche di passione, di amore, di cuore verso la nostra terra bresciana più in generale, nello specifico anche di Franciacorta, raccontandola e magari prendendo l'autina e andare a vedere le cose, altrimenti insomma spesso le ricerche giornalistiche negli ultimi tempi, tu mi insegni, sono fatte con Google e credo che insomma noi che siamo di altri tempi invece le facevamo prendendo la biciclettina. Sì, quello è molto importante, infatti quello che avrei detto anch'io subito, perché è importante continuare ad andare sui luoghi, ad andare a vedere, a non fare scrivere gli articoli fatti compilando cose scritte su internet che a volte sono anche inesatte e poi si vengono replicate infinitamente. E questo è quello che ancora cerchiamo di fare ed poi cerchiamo di rivolgersi agli esperti locali. Ogni territorio ha persone che sono appassionate, che si interessano della storia locale, si interessano dei loro territori e sono prontissime a fare tutto quello che è possibile fare per valorizzarli. Come in questo caso abbiamo lavorato volentierissimo col professor Archetti, che è indubbiamente un grande conoscitore della Franciacorta. Questo è quello che cerchiamo di fare e che continueremo a fare
finché esisteranno le riviste su carta, almeno. Esatto, teniamo duro, anche se non vengo direttamente da quel mondo, insomma io ancora oggi, insomma, la rivista su carta, davvero, meno magari il quotidiano, ma la rivista su carta per me è espressione viva di qualcosa di assolutamente sano. Andrei con la chiusura degli ultimi due personaggi che ci sono rimasti, la professoressa Claudia Sorlini, con cui naturalmente vorrei, con ognuno di voi in verità, vorrei ritrovarmi singolarmente per poter eventualmente allargare determinate tematiche che certamente in 7-8 persone in un'ora non possiamo trattare, quindi vi chiederò singolarmente come radio un incontro per poter avere magari un'ora di tempo con ognuno di voi e quindi cercare davvero di canalizzare determinate tematiche. Grazie, tocca a me. Va bene, no, volevo, se non vi dispiace, io volevo dedicare 3 minuti sì, di questo mio intervento finale alla Fondazione Cariplo per farla conoscere, bene, per dare qualche informazione, certo, a questo giusto proposito. Corretto, la Fondazione corretto Cariplo è una fondazione, come tanti sanno già, bancaria di tipo filantropico, che da più di 30 anni amministra un patrimonio di circa 8 miliardi, un po' meno di 8 miliardi, e i proventi vengono distribuiti come largitudine. Allora, i campi di attività sono tanti. Io oggi ho parlato soltanto di biodiversità perché questo era il tema che era stato assegnato a me, ma teniamo conto che nell'ambito della Fondazione Cariplo c'è un'area tutta dedicata alla cultura e all'arte, una alla ricerca scientifica e trasferimento tecnologico, un'altra a servizi alla persona, quindi è quella che si occupa del sociale, e una che si occupa di ambiente. Per quanto riguarda l'ambiente, che era il focus di oggi, dirò solo che c'è stato un grande impegno soprattutto per la conservazione del patrimonio naturale e per la realizzazione delle famose reti ecologiche regionali, che sono questi collegamenti da creare e da costruire per mantenere la biodiversità e per mantenere anche il territorio lombardo su una, diciamo, una percentuale di naturalità il più possibile elevata. Detto questo, volevo dire due cose sui beneficiari. La Fondazione Cariplo può finanziare soltanto due categorie, il terzo settore, non profit, e gli enti pubblici, i comuni in particolare, i municipi, i consorzi di comune, le comunità montane, gli enti parco e via dicendo. E se posso dire una cosa, man mano che passa il tempo siamo sempre più convinti che progetti presentati tanto da enti del terzo settore quanto da ente pubblico di governo del territorio come i comuni sono i progetti che possono dare più affidabilità. Perché da un lato c'è l'ente del terzo settore che raccoglie i bisogni delle persone e dall'altro lato c'è l'ente pubblico di governo del territorio con la sua autorevolezza, con la sua esperienza. Ecco, purtroppo ci ha tradito ancora la connessione, però credo che i concetti base siano arrivati della professoressa e credo che siano concetti importanti, come ci facciano capire che ci sono possibilità anche di finanziamento su progetti di validità e di, che ci sono in questo caso, e quindi direi di far chiudere la serie di interventi, anche perché siamo tiratissimi con il tempo, al professor Gabriele Alchetti. Intanto grazie alla professoressa Sorlini. Grazie a tutti voi, grazie alla professoressa Sorlini, anche se ci siamo persi queste ultime battute. Sono grato a Fondazione Cariplo perché alcune delle cose che ha fatto negli ultimi anni e dei progetti che stanno continuando a vivere che ha fatto Fondazione Cogeme sono dovuti anche alla collaborazione e al sostegno di Fondazione Cariplo, che noi speriamo continui a essere, come dire, generosa nei nostri confronti, e noi saremo altrettanto bravi a spendere bene i denari che arrivano da Milano. No, ringrazio tutti per le cose che avete detto e in diverso modo non voglio fare una sintesi, ma dire un concetto che mi sta a cuore e che mi interessa ripetere ad alta voce, che riguarda un po' i beni culturali di cui abbiamo un po' discusso stamattina e in particolare l'idea del bello. Vorrei essere chiaro, Luca, un'opera è meritevole di memoria non tanto o non soltanto perché piace o perché emoziona, cioè perché è bella,
come si dice spesso, come scrivono i giornalisti quando non sanno cosa dire o come non sanno come motivare una cosa perché è arrivata dopo tanto tempo. Allora dico, è bello, appunto, no, non per questo. Ma direi che una cosa è tale perché esprime i valori di civiltà di una comunità nel corso del tempo, la sua esperienza di vita e i contenuti ideali che possono avere una dimensione universale, cioè che superano la dimensione, come dire, temporale, momentanea del fatto mi piace o non mi piace. Ma questi valori sono valori che riescono a raccogliere degli elementi che vanno oltre il tempo. Per questo quando noi vediamo quelle opere, automaticamente ne comprendiamo il significato e la dimensione. Possiamo capire cioè il significato di una pieve, ha ricordato prima Belotti, il significato di un castello, il significato di una piazza, di un monumento, oppure della piazza davanti alla chiesa che si chiama Sagrato, e quindi ho qui davanti due sindaci, se la piazza davanti al Sagrato è importante, perché lì era il cimitero dei fedeli, cioè non ci si mettono i cassonetti, non si fa, come dire, la fermata dell'autobus. Come se io ho il rispetto per culture diverse come quella islamica, se ho un tappeto lo uso per, come dire, una realtà importante, perché il tappeto serve per la preghiera e quindi devo avere una forma di rispetto. Questo per dire queste due battute, per dire una cosa molto semplice. Che, come diceva il sindaco prima, il sindaco di Rovato, abbiamo bisogno di formazione maggiore, di studio e quindi di comunicazione. Ma nel rapporto con i beni culturali di diversa natura, da quelli ambientali a quelli architettonici o artistici o storico-religiosi che possediamo, direi dobbiamo avere una forma di rispetto ma senza dogmatismi, sapendo che ciò che noi distruggiamo o sul quale noi interveniamo oggi, perché lo riteniamo non importante, potrebbe essere essenziale per chi viene dopo di noi. Questo non vuol dire che non dobbiamo farlo, dobbiamo solo dire che i beni culturali hanno un senso soltanto se sono l'espressione di una comunità, altrimenti non ci dobbiamo stupire che ci siano, o meglio, tutti i musei italiani di fatto non chiudano in pareggio i loro bilanci, ma perché semplicemente cioè, devono essere qualcosa di più potente. E allora vorrei arrivare alla proposta, signor sindaco e dire, presidente Pasini, vorrei fare questa proposta un po' provocatoria e poi eventualmente vi toglierete il saluto. Noi abbiamo il Monte Orfano, che avete detto è la porta della Francia Corta, e abbiamo un monumento che è l'Annunciata, l'abbiamo visto stamattina, che ha una storia lunghissima, trasversale, che è privata, ma che non possiamo fare in modo che abbia solo uno scopo privato. Quindi perché non lo facciamo diventare, come dire, lo scrigno, la capitale della cultura della Francia Corta? Quello è lo spazio forse che più di altri si presta. E quell'idea di terroir che diceva prima il presidente Moretti, forse proprio grazie all'Annunciata diventa quell'elemento di connessione per cui il sogno che diceva prima Pasini non è un sogno ma è una bella realtà che risvegliandoci lo troviamo che viene costruito. Direi noi come Fondazione Cogemi ci siamo disposti a impegnarci, vediamo favorevolmente questo progetto e vi ringrazio per la fatica che faremo insieme per rendere sempre solide, salde le nostre comunità e non arenate davanti a Facebook o alla TV, ma vogliose di far vivere il loro territorio. Vi ringrazio. Grazie professore. A questo punto grazie però a tutti coloro che sono stati con noi, che ci hanno seguito, che hanno seguito questo incontro, che ha sicuramente dato dei principi interessanti che andremo naturalmente ad approfondire anche nei prossimi 4 appuntamenti. Il prossimo è previsto venerdì 21 maggio, sempre fascia oraria 11, 12 e 30. Avete visto, d'altronde gli ospiti quando sono interessanti si ascoltano anche con piacere. Questa tavola rotonda specifica non verrà coordinata dal sottoscritto ma dal collega Nicola Raffranchi, le successive invece vi toccheranno nuovamente pipparvi il sottoscritto, purtroppo così succede, ma cercheremo davvero di renderla piacevole e soprattutto di lavorare per la terra che amiamo, lo dico direttamente coinvolto, che è la Francia Corta. E quindi uno scrigno d'arte senza tempo, la chiesa di Sant'Eufemia di Nigoline sarà il nostro concentrato di interesse, ma poi per trattare comunque anche altre tematiche. Ringrazio ancora tutti i relatori per la disponibilità, per la sapienza e per l'intelligenza che dimostrano nei loro interventi, nel loro quotidiano. So, conoscendoli singolarmente, a parte un paio di persone che spero presto di incontrare, che c'è la buona volontà e la fiducia di poter creare qualcosa di realmente buono, come succede spesso per noi bresciani. Quindi grazie veramente di cuore, buon pranzo, sono le 12:27 minuti, grazie anche a chi ha curato la parte tecnica, al coordinamento dell'amico Michele Scalvenzi, che ovviamente è fondamentale, così come tutti gli altri. Grazie di cuore, appuntamento alla prossima, buon proseguimento di giornata e buon weekend. Buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata.